Buonasera e ben ritrovati su Radio Nord Borealis. Io sono Antonio Nenna, il vostro consulente di marketing strategico davvero sostenibile di fiducia, e finalmente siamo tornati con la rubrica Marketing Circolare, che era scomparsa durante il periodo estivo, ma per un semplice motivo: per poterci preparare al meglio e affrontare le tematiche che vedremo prossimamente. La puntata di oggi serve un po' come recap per quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti e per parlarvi un po' di quello che vorrei affrontare nelle puntate successive, siccome un indice è sempre utile per riuscire ad avere ben presente la roadmap, la mappa di quello che si andrà a vedere, quindi essere poi più concentrati. Il primo aspetto che dobbiamo tenere in considerazione è che l'orario è cambiato, quindi ci vedremo di sera. Ed è cambiata anche la connotazione delle puntate, nel senso, già prima io comunque cercavo di dare un taglio prettamente formativo, ecco, adesso ufficialmente possiamo annoverare il mio programma come una rubrica di formazione, quindi non sarà pesante come una vera e propria lezione, però cercherò sempre di mantenere un taglio formativo che possa effettivamente esservi utile, come avevo pensato in origine, e magari appunto non mi farò scrupoli nello sforare un pochettino quei tempi o in generale nel cercare di darvi quante più informazioni possibili nel minor tempo possibile, perché poi ovviamente il tempo è sfuggente, quindi a volte magari non riusciamo ad affrontare tutti i temi per quanto vorremmo, però io farò tutto quello che è in mio potere per riuscire a fornirvi la migliore esperienza di sempre. Detto ciò, cominciamo pure con questo riassunto delle puntate precedenti. Allora, siamo partiti durante il primissimo episodio, ovviamente parlo appunto della nuova rubrica Marketing Circolare, sotto rubrica dell'ora circolare, in cui avevo fatto tutto uno spiegone su marketing e la sua correlazione con il denaro. Perché questa correlazione era così importante? Perché spesso e volentieri purtroppo il marketing viene ancora visto come un tabù sotto diversi punti di vista, così come viene visto come un tabù la vendita, così come viene vista come un tabù la comunicazione, insomma tutti i temi che trattiamo e che tratto nel mio lavoro quotidiano e anche in radio. E quindi era importante capire che sì, certo, questi temi possono portare, una volta affrontati e applicati come si deve, un aumento del capitale personale e anche sociale o comunque dell'azienda, ma questo non significa che il proprio progetto diventi tra virgolette cattivo, che siccome c'è questa caratteristica allora il nostro progetto vorrà sicuramente arrivare al punto in cui debba essere un'azienda o comunque un qualcosa di losco, che vuole soltanto guadagnare, che vuole soltanto fare più soldi a discapito della vita degli altri, dell'ambiente, eccetera. Anzi, nella maggior parte dei casi, quando noi vediamo che riusciamo a incanalare dei soldi verso i nostri progetti, magari riusciamo ad avere un impatto ancora maggiore. Poi è ovvio che tutto può cambiare nel corso del tempo, è ovvio che le persone non rimangono mai uguali, è ovvio che le situazioni anche in generale economiche e sociali cambiano, quindi potrebbe starci anche una modifica di comportamento, anche se noi e in generale chi ci segue sappiamo perfettamente che l'obiettivo è quello di migliorare il mondo, anche solo in minima parte, quindi credo sia difficile un cambiamento così drastico, anche perché comunque c'è da considerare che, nonostante le difficoltà che noi affrontiamo ogni giorno, ci sono persone che stanno peggio, quindi se riusciamo a fare anche questo paragone, riusciamo a metterci anche nell'ottica di dire ok, forse posso fare qualcosa in più, forse posso riuscire a condividere, diciamo, quello che sono riuscito ad ottenere con il mondo per far sì che anche altre persone possano avere la possibilità di. E quindi quell'episodio è stato, tra virgolette, esaurito in queste analisi che poi abbiamo portato avanti nel corso degli episodi successivi. Infatti, nella puntata successiva vi ho parlato del fatto che tutti potenzialmente possono essere imprenditori sviluppando il proprio spirito imprenditoriale. E perché ne ho parlato? Perché volevo che fosse assolutamente chiaro che anche quando non ci sono di mezzo i soldi, ma c'è di mezzo magari solamente il nostro lavoro, dei progetti senza scopo di lucro, qualche progetto di divulgazione o comunque in generale qualsiasi cosa, qualsiasi idea ci venga in mente che possa effettivamente avere anche solo un minimo impatto e che non richiede per forza che ci sia un esborso o un'entrata di denaro, avendo uno spirito imprenditoriale, o meglio sviluppando uno spirito imprenditoriale di un certo tipo,
noi possiamo comunque fare la differenza. Quindi, se da un lato avere un'azienda significa poter impattare in un certo modo perché si hanno certi diritti e certi doveri, anche a livello legale, che non è da sottovalutare, è anche vero che senza avere una partita IVA, ma semplicemente sfruttando magari il tempo che ci rimane nella nostra vita quotidiana tra lavoro, famiglia, amici, eccetera, possiamo condurre dei piccoli esperimenti, dei piccoli progetti, delle piccole azioni che possono portare poi un effetto farfalla non indifferente. Però per riuscire a farlo nella maniera più concreta possibile, ci occorre appunto sviluppare questo spirito imprenditoriale di cui ho parlato in quell'episodio, in cui vi ho parlato anche appunto di Shopify, o vi ho parlato di quello che ne pensano i fondatori, insomma, del progetto, anche per farvi capire come un qualcosa che è nato fondamentalmente veramente per essere utile e per far capire l'importanza di quanto a volte un'idea così piccola, così, se vogliamo, innocente e ingenua, possa poi arrivare ad avere un effetto domino su scala globale. Ora, non sarà il caso di tutti, anzi, nella maggior parte dei casi è molto difficile riuscire a raggiungere un successo su scala nazionale, figuriamoci su scala internazionale o mondiale. Però anche lì, anche se l'impatto è limitato alla sfera locale, va benissimo lo stesso. Cioè, è vero che il marketing fa da amplificatore, ma è anche vero che non è necessario che questo amplificatore arrivi per forza in tutto il mondo. Cioè, se ci basta avere un impatto nella nostra città, nel nostro comune, nella nostra provincia o nella nostra regione per riuscire già a migliorare la situazione, va benissimo così. Ognuno, l'importante è che dia il suo proprio contributo, nel senso che sicuramente c'è chi potrà fare e dare di più e c'è chi potrà fare di meno. Quindi non è un problema il quanto, o meglio, non è un problema il quanto si fa. Il problema è, cioè, o meglio, la soluzione è quanto si riesce a impattare, anche se poco, non importa. Se siamo a più uno, già siamo in vantaggio. Se tutti riuscissimo a portare a più uno il nostro impatto rispetto al meno 100 che ci troviamo ad affrontare oggi, già la situazione sarebbe completamente diversa. Quindi quell'episodio voleva appunto far ragionare soprattutto su queste tematiche che io vi sto ripresentando. Dopodiché, se vi ricordate bene, ho deciso di entrare un po' più nel vivo, perché comunque avevo parlato più a livello teorico che a livello pratico, e quindi ho deciso di farvi vivere la prima vera strategia, che secondo me è una delle strategie più utilizzate, più impattanti, con cui ci troviamo a lavorare e in generale nel quotidiano attualmente, che è quella degli abbonamenti. Quindi vi ho parlato della subscription economy, sia per farvi comprendere comunque un aspetto della quotidianità che ci troviamo ad affrontare, che magari molti non hanno sempre in mente nonostante ce l'abbiano sotto gli occhi, e dall'altro punto di vista per farvi capire qual era una prima strategia super impattante che poteva essere implementata praticamente da chiunque, ovviamente sotto determinate condizioni strategiche di pensiero, di idea, di progetto, di business model, eccetera. Però di base è un qualcosa di molto semplice da capire: faccio pagare un abbonamento per il prodotto o servizio che offro, fine, quello è il concetto principale. E ve ne ho parlato appunto perché secondo me è il primo tema da affrontare quando si tratta di mettere giù una strategia di marketing che ha come obiettivo quello di monetizzare. Quindi fate tutte le determinate premesse, parlato con il cliente, dopo aver fatto tutte le analisi, tutto quello che concerne appunto ogni aspetto dell'azienda, economico, finanziario, eccetera, allora a quel punto, quando si inizia a parlare di strategia, tendenzialmente il primo argomento che viene fuori è: ok, come strutturiamo un abbonamento? Come facciamo a fare in modo che ci sia qualcosa da vendere in abbonamento? Perché appunto, soprattutto nella sharing economy attuale, abbiamo parlato anche di sharing economy, c'è tutto il tema del fatto che effettivamente questo aspetto possa essere anche poi positivo per avere un impatto minore sul mondo. Perché? Perché esiste lo sharing, la condivisione, esiste, non c'è più la proprietà fisica del bene o del servizio, ma c'è una proprietà condivisa che appunto può cambiare di giorno in giorno, e questo può essere molto utile per riuscire ad avere un impatto minore sul mondo. Ma giustamente, dopo aver parlato di questo tema, sono arrivate delle mail che insomma mi hanno chiesto di
fare un passo indietro, che in realtà per me sarebbe stato un passo avanti, però per le persone che seguivano il programma era fare un attimo un passo indietro, ma di questo parliamo tra pochissimo, dopo il consueto stacco musicale che ci permette di alleggerire un po' la mente, soprattutto in questi giorni in cui stiamo riprendendo piano piano a lavorare a pieno regime. Rieccoci di nuovo qui su Radio Norborealis. Stavo facendo appunto un recap delle puntate passate che ci hanno visti i protagonisti durante la stagione precedente, e stavo appunto dicendo che dopo aver parlato dell'economia delle sottoscrizioni, quindi avervi fatto entrare un po' di più nel mood della parte strategica del marketing e soprattutto appunto di quelle strategie che possono davvero avere un impatto positivo e magari essere più sostenibili di altre, sapendo che ci sarà poi una compensazione dell'impatto positivo che andremo a generare nei confronti dei consumatori, che qualcuno mi ha scritto e mi ha detto: guarda Antonio, sono molto carine le puntate che stai facendo, sono molto belli i temi che stai affrontando, però siccome tu parli di marketing strategico, non avremmo dovuto prima parlare di strategia d'impresa? Allora a quel punto mi è venuto un attimo il dubbio che magari avessi dato per scontato alcuni aspetti, o che magari avessi dato per scontato il fatto che appunto tra di voi ci fossero anche delle persone che volessero approfondire il tema in maniera molto più accesa di quanto volessi farlo io, perché volevo mantenere comunque il programma abbastanza leggero, ecco, mettiamola così. E quindi ho preparato degli episodi in cui ho parlato della strategia di impresa, perché teoricamente la strategia di impresa è un tema, mettiamola così, accademico, cioè teoricamente va affrontato in maniera prettamente accademica. Infatti vi sarete accorti che quegli episodi dedicati alla strategia di impresa erano un po' più non teorici, però diciamo che contenevano delle caratteristiche che mi appartenevano di meno, perché comunque dovevo spiegare il tema per come si sarebbe dovuto fare in una lezione vera e propria, anche se ho cercato di dare il mio tocco soprattutto nella parte pratica, però comunque dovevo attenermi, diciamo, a quelle che sono poi le definizioni e le conoscenze comuni, mentre su altri temi, ad esempio appunto l'economia delle sottoscrizioni, la strategia può essere modificata, cambiata, implementata in maniera diversa. Quindi quando si implementa la strategia è un conto, quando si parla di cos'è la strategia di impresa, allora lì è un altro. Non è che me lo posso inventare, ovviamente non è che posso ideare io il concetto, di il concetto esiste, è stato teorizzato, è stato verificato e io così ne devo parlare. Quindi è stata apprezzata comunque quella digressione. Questo mi ha fatto capire che nel corso del tempo si sarebbero potute aggiungere altre digressioni a questo programma, quindi sappiate che non vi dovete fare assolutamente problemi nello scriverci, in modo tale appunto che noi possiamo poi correggere il tiro e proseguire dandovi appunto il programma migliore possibile, perché comunque anche noi in questo momento, anch'io in questo momento, sto imparando. Quando vi parlo sto imparando, quando vi ascolto, quando vi leggo sto imparando. Quindi non fatevi veramente alcun tipo di problema, perché questo processo in cui io tra virgolette spiego a voi delle cose o vi parlo di alcune tematiche, in realtà mi permette di imparare, di insegnare a me stesso alcuni concetti, alcune tematiche ancora più in profondità. Tra l'altro c'è proprio uno studio che, anzi ci sono più studi che vanno a verificare proprio il fatto che quando una persona spiega agli altri qualcosa di cui ha conoscenza, in realtà sta andando a ripassare, a studiare quei concetti in maniera profonda e li sta andando a fissare nella memoria. Terminato poi questo episodio, che possiamo considerare extra, in realtà due episodi, sono arrivato effettivamente all'episodio finale di stagione, che inizialmente voleva essere il focus, diciamo, di tutta la stagione precedente, però poi appunto mi sono reso conto che in realtà poteva essere un buon finale di stagione e poi avrei potuto approfondire al massimo negli episodi successivi, nelle stagioni successive. Quindi ho parlato di questi 5 ragazzi che hanno partecipato a una pitch competition molto importante per portare le loro idee, i loro progetti di startup e per cercare appunto di cambiare il mondo almeno in minima parte. Quindi vi ho raccontato le storie di questi ragazzi,
che sono sospinti ovviamente da motivazioni molto forti, e l'ho fatto in primis per farvi comprendere che non tutte le aziende, non tutti i progetti, non tutte le startup, non tutte le persone nel mondo sono cattive, hanno brutte intenzioni. Ve l'ho raccontata per farvi comprendere che avere un impatto positivo al giorno d'oggi è possibile in qualsiasi situazione, anche quella di questi ragazzi che in alcuni casi vertono in condizioni critiche, cioè chi è dovuto scappare dal proprio paese, chi ha vissuto in estrema povertà, chi magari non ha potuto pagarsi gli studi, chi ha avuto problemi di razzismo, di discriminazione, eccetera. E poi l'ho fatto appunto per potervi ispirare, raccontare comunque sempre come da qualcosa di piccolo, da un'idea piccola, da un progetto piccolo, si può arrivare a creare qualcosa di grande o comunque svilupparlo fino al punto in cui ci rende soddisfatti. Facciamo un esempio concreto. Noi stiamo portando avanti questo meraviglioso progetto della radio. Ora, non è che dobbiamo arrivare per forza fino in America, fino in Africa, fino in Asia, ma neanche tra virgolette fino in Europa. Cioè, se rimanesse solamente un progetto confinato a livello nazionale, anche se abbiamo persone che ci ascoltano da diversi paesi del mondo, 7-8 se non sbaglio, andrebbe bene lo stesso, perché sappiamo che in questo ecosistema noi possiamo avere un impatto, e quindi noi basta sapere che c'è la possibilità di migliorare l'ecosistema Italia. Poi magari nel futuro riusciremo a portarci nell'ecosistema Europa e cambiare le cose in maniera diversa, magari facendo advocacy politica, magari creando dei progetti appunto di altro tipo, magari portando un certo tipo di eventi. Quindi ci sono diverse modalità per portare un cambiamento nel mondo, che possono partire da qualcosa di piccolo e arrivare poi a qualcosa di grande. Ovvio che a seconda del tipo di progetto che noi abbiamo in mente, come dimostrano anche appunto le storie di questi ragazzi che hanno partecipato a questa pitch competition, ci sono più o meno possibilità di espandersi, perché se io progetto un'applicazione che funziona soltanto per gli studenti in Kenya, probabilmente mi espanderò solo in Kenya, al massimo in futuro potrei espandermi tutta l'Africa. Se però progetto invece un qualcosa che ha la possibilità di essere utilizzato in tutto il mondo, come ad esempio un servizio, allora ci saranno più possibilità di poterlo espandere, far arrivare al grande pubblico. Quindi questo dipende ovviamente anche dalle specificità, da quello che abbiamo in mente, da quello che succede nel corso della nostra vita, da come cambiano le nostre aspirazioni, ambizioni, le nostre idee, i nostri processi mentali. Insomma, ci sono un sacco di variabili che dobbiamo considerare in queste equazioni. Non è un argomento semplice, ma noi cerchiamo di far sì che anche un argomento complesso possa essere spiegato in maniera abbastanza semplice, seppur non sia per nulla facile. E a proposito di questo, adesso veniamo appunto agli argomenti che vorrei cercare di trattare nei prossimi mesi, tenendo sempre in considerazione che non so se ci saranno cambiamenti, aggiunte, modifiche, eccetera, però noi diamo per scontato che questo è il programma, poi si vedrà, poi vedremo cosa riusciremo a fare e cosa no. Io cercherò di fare tutto il possibile, come dicevo prima. Allora, sicuramente vorrei parlarvi di un'azienda molto 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 famosa, che è nata per un'esigenza particolare, che è diventata appunto un successo in tutto il mondo, e secondo me potrebbe essere un tema interessante di cui parlare, perché è vero sempre che si tratta di un'azienda praticamente multinazionale, eccetera eccetera, però è anche vero che dietro secondo me ci sono dei valori, ci sono delle lezioni, comunque anche a livello strategico c'è qualcosa che si può imparare. Quindi io vi vorrei proporre intanto quest'altro esempio pratico. Non abbiamo parlato di questa azienda nelle volte passate, anche se è molto conosciuta, non ne abbiamo parlato. Poi sicuramente dovrò per forza fare un episodio sul social selling, e comunque appunto sull'impatto di LinkedIn, sull'impatto dei social media nell'universo delle vendite, perché a parte che praticamente è quello che faccio tutti i giorni, però poi è qualcosa di essenziale ed è un qualcosa, sempre una strategia tra le più tra virgolette sostenibili, nel senso che anche questa ha ovviamente un impatto fuori discussione, ma rispetto ad altre tipologie di strategie, come ad esempio lasciare i biglietti da visita in giro, i volantini o altre cose, ha un impatto molto minore e comunque porta dei risultati anche maggiori. Quindi io cerco sempre poi di mixare, se vedete, le strategie che hanno un impatto minore e dei risultati maggiori, come ad esempio appunto
le sottoscrizioni, gli abbonamenti, eccetera. Quindi questi primi due temi sono sicuri. Questi sono sicuri di portare. Adesso non so ancora bene in quanti episodi riuscirò a dipanarli. Credo a questo punto che mi serviranno almeno un paio di episodi ogni volta, perché ho notato che in mezz'ora non riesco a sbrigarmela e quindi ci vorrà almeno un'ora per ognuno. Se volete scoprire gli altri temi con intenzione di portarvi nei prossimi mesi, però dovete prima ascoltare il nostro brano di oggi selezionato accuratamente per voi, e dopodiché ci ritroviamo di nuovo qui. Bene, rieccoci ancora qui con Radio Norborealis. Io sono sempre Antonio Nenna. Vi ricordo che la mail a cui potete scriverci è sempre diretta@radionorborealis.it. E stavo proseguendo appunto il discorso in merito ai temi che vorrei portarvi durante i prossimi episodi. Questi sono i primi, poi magari, come dicevo prima, ci saranno altri temi. Adesso questa è una prima scaletta, mettiamola così, tanto per cominciare. Poi piano piano vi anticiperò anche gli argomenti successivi. Quindi stavamo dicendo che, oltre a parlarvi di quella famosissima azienda di cui secondo me c'è molto da imparare, e oltre a parlarvi ovviamente di social selling, perché è praticamente il mio focus principale nella maggior parte dei casi, vorrei sicuramente spiegarvi come poter realizzare le vostre idee ragionando come una startup, quindi facendo in modo che voi possiate apprendere gli strumenti strategici che vengono di solito utilizzati dalle startup, o meglio che io faccio utilizzare dalle startup, per riuscire a realizzare delle idee che appunto potrebbero anche non essere per forza idee imprenditoriali, ma potrebbero essere idee in generale di utilizzo, di sviluppo quotidiano, comune, normale, senza nessuna correlazione con un guadagno diretto, con una partita IVA o comunque con un'attività commerciale. Perché, come dicevo prima, ripetiamolo ancora una volta, questa rubrica non è dedicata solamente a imprenditori e professionisti, ma è dedicata anche a tutti coloro che hanno in mente un progetto, un'idea, un qualcosa da poter realizzare per avere un impatto positivo e vogliono sapere come fare sfruttando gli strumenti che il marketing, la comunicazione, la psicologia e la vendita mettono a loro disposizione. Quindi appunto si può parlare di divulgazione, di attivismo, di advocacy, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre a questo, altri due temi che vorrei trattare sarebbero quelli inerenti alle tipologie di contenuti che potete pubblicare in giro per il web. Anche qui parliamo di content marketing, un'altra strategia che può essere declinata in mille modi differenti, ma che è molto meno impattante di tutte quelle azioni che magari spesso vengono effettuate da alcune aziende, tipo vendita porta a porta, vendita telefonica, eccetera, che sono molto più impattanti sia a livello di sostenibilità ambientale e sono più impattanti anche poi per quello che riguarda proprio la sostenibilità di salute mentale dei consumatori. Quindi mi piacerebbe proprio fare un salto sulle tipologie di contenuti che potete adottare, anche per farvi capire appunto che non è importante che voi abbiate per forza un'azienda, non è importante che voi abbiate per forza un substrato imprenditoriale, ma è importante che voi facciate, vi sporchiate le mani e cerchiate di fare qualcosa, di agire per il bene del prossimo, per il bene dell'ambiente o per il bene comunque della comunità in cui vivete. Quindi di questo vorrei parlare sicuramente. Infine, un altro tema che ho lì da un po', ma di cui non potevo parlarvi prima perché mi serviva introdurvi un po' in media res nell'argomento, è la relazione tra marketing e psicologia, perché molti ad oggi pensano che il marketing sia equivalente alla vendita, mentre invece il marketing ha molte più similitudini con la psicologia, o meglio, io dico sempre che il marketing è psicologia, perché il mercato è psicologia, l'economia è psicologia, e in realtà la vendita, tra virgolette, è psicologia. E voi potreste dirmi: Antonio, ma tutte queste cose come fanno ad essere psicologia? Ovviamente sto facendo una metafora per far capire il concetto, nel senso, la psicologia guida tutti questi fattori, la psicologia umana, e poi questo si va a tradurre in diversi modi. Quindi vorrei sinceramente parlarvene in un certo modo e dipanare la questione una volta per tutte.
anche in questo caso probabilmente ci vorranno 2-3 episodi, forse, non lo so. Spero di non andare oltre i 2 perché non vorrei annoiarvi magari parlando dello stesso argomento per troppi episodi, però so che in ogni caso se vi annoierete ce lo farete sapere, quindi sono tranquillo. Detto ciò, mi lascio appunto degli spazi tra virgolette vuoti perché potrebbero arrivare altre richieste e quindi io sono assolutamente aperto a riceverle e a prepararmi poi le puntate con le tematiche che la gente vuole che io tratti. Ovviamente considerate che questa è solo la punta dell'iceberg, perché magari a voi sembrano tanti argomenti che abbiamo affrontato in passato e che affronteremo in futuro, ma siamo veramente all'inizio, cioè siamo proprio all'inizio e comunque non sto procedendo in un ordine, come posso dire, cronologico, cioè questo non è l'ordine in cui bisognerebbe studiare il marketing, ma è l'ordine in cui secondo me si riesce a capire di più il marketing, considerando anche appunto le varie parentesi che vengono fatte, quindi considerando anche magari le varie aggiunte che vengono fatte con gli argomenti nel corso del tempo, perché qualcuno giustamente si pone degli interrogativi che devono avere delle risposte. Quindi dalla mia esperienza questo è un simil percorso che io farei fare a qualcuno che parte da zero, che potrebbe non avere così tanto interesse nei confronti del marketing, ma che però vorrebbe appunto avere un impatto positivo sul mondo. Quindi questo è più o meno un percorso che, attenzione, anche in questo caso verrà sicuramente modificato nel corso del tempo. Cioè io adesso, durante questi anni, l'ho pensato così, ma magari tra 2, 3, 4, 5 anni, se qualcuno mi chiedesse: ma Antonio, ma tu questo percorso qui lo rifaresti allo stesso modo? Molto probabilmente gli direi: non tutto, cambierei questa cosa qui, modificherei questo pezzo là, aggiungerei, toglierei, migliorerei, eccetera. Ma è normale, perché comunque guardandosi indietro poi si capisce anche cosa si poteva fare meglio, cosa poteva andare meglio, cosa si poteva eliminare, cosa si poteva modificare. Quindi questo è quello che secondo me al momento è il migliore percorso, con tutte le distinzioni, con tutte le aggiunte, con tutte le modifiche del caso. Quindi, arrivati a questo punto, vi ricordo che la nostra mail è diretta@radionorborealis.it. Se volete scriverci già qualcosa che vi è venuto in mente, se magari anche solo parlando in questo episodio c'è qualche tematica che vi ha sobillato l'appetito della conoscenza, voi scrivetecelo tranquillamente, così poi ho anche il tempo di prepararmi l'episodio, perché ovviamente appunto non è che io vengo qua e vi parlo a braccio, c'è una preparazione, ci sono appunto dei testi, c'è un canovaccio, ci sono dei concetti chiave che devono essere espressi, quindi non pensiate che io vengo qui a parlarvi a caso. Cerco veramente di fare un lavoro di divulgazione, di formazione, come se lo facessi appunto per un cliente, ovviamente sapendo che insomma è una diretta radiofonica, so perfettamente che non tutto potrà venire in maniera eccellente perché c'è una preparazione differente, però sappiate che comunque mi preparo e ci metto del tempo, quindi ho piacere che i contenuti che vi porto siano sempre l'eccellenza per quello che mi permette ovviamente il momento, gli strumenti e la situazione in generale. Io vi ringrazio per essere stati qui anche oggi, per avermi ascoltato, per ascoltare la radio. Vi invito ovviamente ad ascoltare anche gli altri programmi che, come sapete, ormai abbiamo capito che il fulcro di questa puntata è il cambiamento, la possibilità di cambiare. Avrete notato dei cambiamenti nel palinsesto, avrete notato dei cambiamenti magari anche negli speaker, nei programmi. È assolutamente normale, perché la radio si evolve grazie a voi, questo sicuramente, e si evolve anche a causa di eventi che capitano all'interno dell'ecosistema della radio. Però quello che vi posso assicurare è che noi stiamo facendo il possibile per creare veramente un progetto che abbia un substrato pratico, concreto, sensato. Sappiamo che c'è ancora tanta strada da fare, sappiamo che probabilmente ci saranno ancora tantissime modifiche, tantissimi cambi, e probabilmente non finiremo mai di cambiare. Cioè la radio si evolverà sempre, avrà sempre questa forma mutevole, cangiante, perché comunque è un progetto che deve seguire una sorta di mutazione, mettiamola così. Però sappiamo anche che grazie al vostro supporto tutto è possibile, quindi ci perdonerete se magari durante il mese di agosto siamo stati meno attivi, ma mi auguro davvero che voi possiate tornare ad ascoltarci in gran numero come in passato, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo
per voi, per il nostro pubblico, per chi ci ascolta, per chi ci segue, per chi appunto volevo dire per chi ci adora, ma ovviamente intendevo dire in senso più stretto, per chi apprezza il nostro lavoro, per chi apprezza la nostra professione, per chi apprezza il tempo che dedichiamo alla radio, agli eventi e a tutto al macrocosmo che si sta creando attorno a questo progetto. Quindi ci risentiamo prossimamente, ricordatevi che appunto l'appuntamento sarà serale, ma mi auguro che questo piccolo cambiamento di orario possa in realtà essere utile per farvi apprezzare ancora meglio questi episodi e quelli che verranno. Grazie e a presto.